e facciamo un breve accenno alle disposizioni con ripetizione. Allora, le disposizioni con ripetizione si applicano sempre quando creiamo gruppi formati da un numero di elementi più piccoli rispetto agli elementi di partenza, e i gruppi hanno senso sia perché cambia un elemento sia perché cambia l'ordine degli elementi. Ma la differenza rispetto alle disposizioni semplici è che gli elementi sono ripetuti. E quindi che cosa succede? Che nell'esempio precedente delle quattro lettere A, B, C, D, adesso noi accettiamo anche gruppi fatti così: A, A, B, A, C, A, D, B, A, B, 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 C, B, D, C, A, C, B, C, 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 D, e infine di A, di B, di C, di D. Vedete che questi quattro casi, A, B, B, C, C e D, D, hanno le lettere ripetute. Come possiamo vedere, con pochi elementi così riusciamo a fare il calcolo e riusciamo a scoprire che sono 4 per 4, 16 possibili gruppi. Ma ancora una volta, se le lettere fosse di più, se il numero di elementi del gruppo fossero di più, diventerebbe difficile provare a fare tutte le ipotesi, scrivere tutte le ipotesi. E allora in questo caso abbiamo una formula: le disposizioni con ripetizioni si indicano come le disposizioni semplici con le lettere D, N, K. Si mette questo primo per indicare la ripetizione e la formula sarà n elevato alla k. Chiaramente il numero dei gruppi aumenta perché contempliamo l'ipotesi di gruppi ripetuti. Nel nostro caso, disposizioni con ripetizione di n, che sono le quattro lettere in gruppi da 2, facciamo n, quindi 4 elevato alla seconda, che fa appunto 16. E infatti abbiamo visto 16 possibili gruppi. Facciamo ancora l'esempio che abbiamo fatto prima dei numeri. Allora, le cifre erano 5 e volevamo fare numeri formati da 2 cifre, però qui dobbiamo dirlo, anche ripetute. Quindi noi ammettiamo anche il gruppo formato da 1, 1, che sarebbe il numero 11, che si aggiungerà agli esempi che abbiamo fatto 1, 6 e 6, 1, oppure 1, 6 e 6, 2. Vedete, questo gruppo cambiano per l'ordine, questo gruppo cambiano per l'elemento, ma abbiamo anche l'ipotetico gruppo formato dalle stesse 2 cifre. E allora in questo caso sapevamo che n era 5, sapevamo che k era 2. Se calcoliamo le disposizioni di n5 e k2, ma con ripetizioni, faremo n elevato a k, quindi 5 elevato a 2, ovvero 25 possibili gruppi. Lo sappiamo a priori senza dover metterci a scrivere tutte le possibilità. E veniamo alle permutazioni. Quando è che abbiamo le permutazioni? Dunque, le permutazioni si hanno quando praticamente noi abbiamo n elementi e facciamo gruppi formati da tutti gli n elementi. Ecco perché l'esempio tipico delle permutazioni sono proprio gli anagrammi delle parole. E allora utilizzo sicuramente l'esempio tipico che ho fatto nella slide iniziale. Se io ho le quattro lettere della parola Roma, se io voglio far ruotare queste lettere per creare diversi gruppi, io potrei partire con Omar oppure O-M-R-A oppure A-M-R-O, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi vedete che io ho N che è formato da 4 lettere e praticamente K è uguale a n, perché io utilizzo tutte le lettere che ho. Quindi l'esempio tipico delle permutazioni è proprio rappresentata dagli anagrammi. Allora,
Come faccio a sapere quante permutazioni posso calcolare? Le permutazioni si indicano con il simbolo di P con la N vicino. Allora si parte da N e si moltiplica per tutti i suoi precedenti N-1, N-2, N-3, ma questa volta arrivo al termine, quindi arrivo fino a 1. Questa moltiplicazione che trovate di ogni numero per tutti i suoi precedenti fino ad arrivare a 1 ha un nome particolare e si chiama n fattoriale. Lo trovate anche sulla calcolatrice scritto proprio nello stesso modo con n con il punto esclamativo. N fattoriale, ovvero partire da un numero moltiplicare per tutti i suoi precedenti fino ad arrivare ad 1. N fattoriale. Per cui l'esempio dell'anagramma della parola Roma, quanti ne possiamo calcolare? Allora, sappiamo che n è uguale a 4, quindi nel nostro caso avremo permutazione di 4 elementi che quindi coincide con 4 fattoriale, allora farò 4 per tutti i suoi precedenti, quindi per 3, per 2 e arrivo fino all'1. 4 per 3, 12, per 2, 24. Quindi potrò ruotare le lettere che sono nella parola Roma in 24 modi diversi. Ovviamente non troverò parole di senso compiuto, ma sono possibili e quindi avrò 24 possibili anagrammi, ovvero 24 possibili gruppi che io posso fare con le lettere della parola Roma, ruotandole tutte e quattro in contemporanea. Un altro esempio: io ho 10 libri da inserire in uno scaffale. In quanti modi diversi posso posizionarli? Allora, vedete che non ho dato gruppi, per esempio, di autore o di lettere o di, di argomenti, di contesti dei libri, ma io ho questi 10 libri, li voglio mettere a caso sul mio scaffale. In quanti modi posso farlo? In questo caso n è uguale a 10, non voglio fare gruppi più piccoli, quindi andrò a calcolare le permutazioni di 10 elementi, che coinciderà quindi con 10 fattoriale, ovvero 10 per 9 per 8 per 7 per 6 per 5 per 4 per 3 per 2 fino ad arrivare per 1. Lo faccio con la calcolatrice e vedo che praticamente 10 fattoriale devo fare, perché questa calcolatrice non ce l'ha il fattoriale. Abbiate pazienza. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ma tutte le calcolatrici scientifiche ce l'hanno. E sono 3.628.800 modi diversi con cui io posso scrivere, posso posizionare i miei 10 libri all'interno di una scaffale. Ecco la particolarità delle permutazioni. Qui sto parlando di permutazioni semplici, perché comunque sia le lettere all'interno della parola Roma sia i 10 libri sono formate tutti da elementi distinti, quindi questa formula io la utilizzo quando si tratta di elementi distinti. Quando invece abbiamo sempre da fare, per esempio, degli anagrammi, ma alcune lettere sono ripetute, allora parleremo di permutazioni con ripetizione. Voi fate sempre questa distinzione: quando gli elementi non si possono ripetere, tutti gli strumenti del calcolo combinatorio si chiamano semplici; quando invece gli elementi si possono ripetere, diventano con ripetizione. Allora, in questo caso vi faccio un esempio: se voglio conoscere tutti gli anagrammi della parola
spalla. Come potete vedere, spalla 1, 2, 3, 4, 5, 6 lettere, quindi N è uguale a 6 lettere. Ma notiamo che la lettera A si ripete due volte, quindi la A si ripete due volte, e anche la lettera L si ripete due volte. Al contrario, la S e la P si ripetono una volta sola. Allora, in questo caso, come possiamo calcolare il numero di possibili anagrammi? Utilizziamo la formula delle disposizioni con ripetizione, che si riconoscono sempre dalla presenza di questo primo, sempre di n elementi. Allora, qua bisognerebbe mettere le lettere che si ripetono, ma possiamo anche semplicemente lasciare così. Allora, la formula è questa: io faccio al numeratore n fattoriale come prima, al denominatore faccio il fattoriale di tutte le lettere che si ripetono. Ne metto un po' perché qui per esempio ho solo due lettere che si ripetono, ma potrebbero anche essere tre o quattro. Qui mettete il numero di volte in cui si ripetono le varie lettere all'interno della parola. Per cui nel nostro caso, quanti saranno gli anagrammi della parola spalla? Io avrò il primo di 6 perché n è uguale a 6, al numeratore farò 6 fattoriale, al denominatore io vedo che la A si ripete due volte, quindi farò 2 fattoriale. Vedete, questo qui è il numero di ripetizioni della lettera A, ma ho anche la lettera L che si ripeterà due volte, quindi farò anche 2 fattoriale, che sono quelli della lettera L. Poi qua, se volete, potete mettere 1 fattoriale che è la S e 1 fattoriale che è la P, ma potete lasciare anche tranquillamente questa cosa qua. Adesso vi faccio vedere, se non avete la calcolatrice, come agevole fare questo calcolo. Se avete la calcolatrice non c'è problema, perché ve lo calcola in automatico, ovviamente una calcolatrice scientifica. Se non ce l'avete, c'è una scorciatoia molto semplice. Vedete che il numeratore è più grande del denominatore. Un fattoriale è un numero che si moltiplica tutti i precedenti fino ad arrivare all'1. Allora io posso fare così: io vedo che questo è un 6 fattoriale, sotto 2 fattoriale, 2 fattoriale, e quindi in pratica sono uguali. Io se no sceglierei quello più grande dei due e scriverei il numeratore, diciamo andando a scomporlo in tutti i numeri di calcolo, e mi fermerei al fattoriale più grande che trovo qua sotto. Quindi farei così: 6 per 5 per 4 per 3 per 2 fattoriale. Mi fermo perché c'è un 2 fattoriale anche qua sotto. Ripeto, se ci fosse un numero più grande mi sarei fermata a una cifra fattoriale prima. Allora io scorporo i numeri precedenti e mi fermo al fattoriale più grande. Sotto c'è un altro fattoriale che posso scrivere così, sarebbe questo 2 fattoriale 2 per 1. Noto che questo e questo lo posso mandare via, e posso per esempio semplificare questo 2 con questo 6, così lavoro con dei numeri un po' più piccoli. Allora avrò 3 per 5 15, per 4 60, 60 per 3 fa 180. Quindi ho 180 possibili anagrammi della parola spalla. Ok, facciamo un altro esempio. Scusate se è una parola che non esiste, ma era per fare un esempio un po' complesso, ecco. Allora, ho usato la parola equipollentemente, formata da 17 lettere. Vedete che ci sono delle lettere ripetute, per esempio la S si ripete 5 volte, la L, la T e la N si ripetono 2 volte. Ripeto, non ha senso compiuto la parola, né tantomeno di anagrammi. Allora, in questo caso, avendo delle lettere che si ripetono, io calcolerei le permutazioni di 17 elementi, 7 lettere, con ripetizione, e la formula che dovrei fare è: al numeratore mettere n fattoriale, 17 fattoriale, al denominatore io vado a mettere i fattoriali delle volte relative alle lettere che si ripetono, quindi 5 fattoriale che si riferiscono alla lettera E, per 2 fattoriale che si riferiscono alla lettera L, per 2 fattoriale che si riferiscono alla lettera T,
per 2 fattoriale che si riferiscono ancora alla lettera n. Ecco, adesso dovrei utilizzare lo stesso metodo di prima, solo che non starò a fare il calcolo perché viene una cosa eterna. Allora, scompongo il 17 con tutti i numeri precedenti, mi fermo al più grande che trovo al denominatore, ovvero il 5 fattoriale, quindi dovrei fare 17 per 16 per 15 per 14 per tutti quelli che vengono dopo, mi fermerei al 5 fattoriale, quindi sotto il 5 fattoriale lo scrivo così, e gli altri 2 fattoriali sono tutti facili, quindi posso scriverli per estesi: 2 fattoriale per 2 per 1 per 2 per 1, questo 2 per 1 è questo 2 fattoriale, questo 2 per 1 è questo 2 fattoriale, questo 2 per 1 è 2 fattoriale. Allora 5 fattoriale, 5 fattoriale li posso mandare via, posso semplificare un po' di cose, per esempio questo 2 con il 14 viene 7, questo 2 con il 16 viene 8, questo 2 con l'8 viene 4, e poi però un bel numero di numeri da moltiplicare e mollo lì la cosa. Comunque da questo calcolo, che ripeto era comodo fare con la calcolatrice, posso riuscire a calcolare quanti anagrammi posso fare con la parola equipollentemente. E vediamo infine l'ultimo strumento del calcolo combinatorio, che è rappresentato dalle combinazioni. Allora, per avere le combinazioni noi abbiamo bisogno di n elementi da raggruppare in gruppi da k elementi, però per le combinazioni ha senso solo cambiare un elemento nel gruppo, almeno un elemento del gruppo, non ha senso l'ordine. Per farvi un esempio pratico, sempre con le nostre lettere A, B, C, D, per quanto riguarda le combinazioni ha senso fare AB, AC, AD. BA non la facciamo perché è come AB soltanto con l'ordine invertito, quindi noi avremo BC e BD. Infine, quando lavoriamo con C avremo CD. Tutte le altre combinazioni CB, CA non le mettiamo perché ci sono anche qui, e lo stesso con la D. Quindi, come potete vedere, sono pochi gruppi che riusciamo a fare, sono 6 possibili gruppi, perché nelle combinazioni non ha senso cambiare l'ordine, ma solo cambiare un elemento del gruppo. Esempi reali di combinazioni: le squadre. Se io ho una classe con 15 bambini e voglio fare gruppi da 5 bambini, è chiaro che se io prendo un gruppo formati dal bambino 1, 2, 3, 4, 5, se io inverto l'ordine, quindi faccio il gruppo con il bambino 2, 3, 5, 1, è comunque lo stesso gruppo di prima, quindi non ha senso cambiare il gruppo. Un'altra cosa invece è dire, anziché prendere il bambino 1, 2, 3, 4, 5, prendo il bambino 1, 2, 3, 4, 7, allora è un altro gruppo. Quindi quando ha senso che ci sia almeno un elemento di differenza, siamo nell'ambito delle combinazioni. Le combinazioni si indicano con la lettera C, n elementi in gruppi da k. Per poter fare questo calcolo noi potremmo praticamente calcolare tutte le disposizioni e dividerle per le permutazioni, però noi in realtà calcoliamo le combinazioni usando un altro strumento che si chiama il coefficiente binomiale o il coefficiente di Newton, e che è n su k, si legge in questo modo, n su k scritto tra parentesi, e viene calcolato con la formula che segue: n fattoriale fratto k fattoriale per n meno k fattoriale. In questo modo calcoliamo il numero di combinazioni senza utilizzare con questa formula qua. Vi ricordo solo una cosa che non abbiamo visto quando abbiamo parlato di fattoriali: 0 fattoriale è uguale a 1, così pure come 1 fattoriale è uguale a 1. Questo strumento molto importante che vi sottolineo, questo qui, prende il nome di coefficiente binomiale ed è un altro modo per poter indicare le combinazioni di n elementi in gruppi di k elementi.
il coefficiente binomiale. E allora andiamo a vedere nel nostro esempio delle lettere, quello appena fatto. Allora sappiamo che n è uguale a 4 e k è uguale a 2. Abbiamo detto che hanno senso solo gruppi formati da elementi che differiscono almeno per 1, e a questo punto utilizziamo la formula che abbiamo appena visto, calcoliamo le combinazioni di 4 lettere in gruppi da 2 e usiamo, vi dicevo, il coefficiente binomiale 4 su 2, andando a scrivere n fattoriale, 4 fattoriale, fratto 2 fattoriale, e poi dobbiamo fare questo meno questo fattoriale, 4 meno 2 fattoriale. Quindi la modalità di scrittura è appunto questo, il 4 che c'è sopra va qui, 4 fattoriale, il 2 che c'è sotto va al denominatore come 2 fattoriale, e poi abbiamo una terza parentesi in cui va quello sopra meno quello sotto, ma sempre fattoriale. Ci apprestiamo a fare questo calcolo con il suggerimento che vi ho detto prima. Allora intanto verrà 4 fattoriale fratto 2 fattoriale, e anche qui 4 meno 2 fa ancora 2 fattoriale. Guardo quale dei due valori che ci sono al denominatore è più grande e comincio a scorporare dal 4 fattoriale tutti i numeri a lui precedenti fino a fermarsi al numero fattoriale più grande che trovo qui. Purtroppo sono uguali, quindi mi devo fermare al 2 fattoriale. Scorporo 4 per 3. Al 2 fattoriale mi fermo perché c'è già un 2 fattoriale qua sotto da poter semplificare. Questo 2 fattoriale va via con questo 2 fattoriale, anche se avrei potuto farlo con qui. Mi ricordo sempre che 2 fattoriale è 2 per 1, quindi posso semplificare questo 4 con questo 2. Risultato 3 per 2, 6 gruppi. 6 combinazioni che posso fare con le mie 4 lettere A, B, C, D, prese a 2 a 2, gruppi che hanno senso solo perché cambio un elemento per gruppo e non l'ordine. Come posso verificare, è lo stesso numero che ho trovato andando a mettere giù tutte le possibili coppie. Vi faccio ancora vedere un altro esempio di combinazioni. In una classe di 20 allievi voglio far realizzare un lavoro in cooperative learning richiedendo gruppi formati da 5 allievi. In quanti modi diversi posso scegliere questi gruppi all'interno dei 20 allievi della classe? Allora, in questo caso io so che n vale 20 e so che i miei gruppi devono essere di 5 allievi, quindi k vale 5. È chiaro che se faccio gruppi per un lavoro di gruppo, andare a cambiare l'ordine di inserimento nel gruppo non mi cambia il gruppo è sempre lo stesso. Se il mio primo gruppo è formato da Alessio, Alessandro, Francesco, Viola e Orazio, prendere un gruppo in cui semplicemente scambio soltanto l'ordine, prendo Viola per primo, Orazio per secondo, prendo Alessio, Alessandro e l'altro, non mi cambia niente. Invece ha senso prendere un gruppo formato da allievi diversi. Quindi in un contesto di questo genere l'ordine non è un elemento importante, ma i gruppi devono differire per i loro componenti. Quindi il contesto tipico di una combinazione, in questo caso di 20 allievi in gruppi da 5. Uso il coefficiente binomiale, scriverò 20 su 5. La formula era n fattoriale, quindi 20 fattoriale, fratto k fattoriale, quindi 5 fattoriale, e poi faccio questo meno questo, sempre fattoriale. Finisco i calcoli, 20 fattoriale, fratto 5 fattoriale, 20 meno 5, 15 fattoriale. Qui si vede bene la modalità operativa per risolvere questo calcolo senza l'uso della calcolatrice. Allora, io inizio a scorporare dal 20 tutti i numeri precedenti fino ad arrivare al più grande di questi due che trovo al denominatore, che è 15. Quindi parto a scorporare e scriverò 20 per 19, per 18, per 17, per 16, per 15. Trovando il 15 fattoriale mi fermo.
Quindi qua sotto scriverò il 15 fattoriale anche se cambio l'ordine, e il 5 lo posso scrivere per esteso, 5 per 4 per 3 per 2 per 1, così 15 fattoriale e 15 fattoriale si semplificano e tutta la coda che verrebbe dietro, perché qui sarebbe 15, 14, 13, bla bla, e anche qua sotto 15, 14, 13, bla bla, vanno via tutti, e quelli che rimangono posso cominciare a semplificare, per esempio il 5 col 20 e 4, il 4 con il 4 e fa 1, il 3 per esempio con il 18 e fa 6, il 2 con il 16 e fa 8. A questo punto vado a fare semplicemente il calcolo di quello che rimane, farò 19 per 6 per 17, dovrebbe fare 15.504, e questo è l'insieme delle possibili combinazioni che riesco a fare con i miei 20 allievi prendendoli in gruppi da 5. Chiaro che sono tante perché gli allievi sono tanti, la calcolatrice scientifica ha la funzione predisposta per calcolare in un attimo queste combinazioni, però quello che mi interessava era farvi vedere le formule e farvi vedere anche come si procede nel fare i calcoli. Grazie di aver seguito e al prossimo argomento. Bene ragazzi, intanto vorrei ringraziare i nostri illustri ospiti di Big Bang Theory per averci spiegato così bene quali sono gli strumenti del calcolo combinatorio. E poi vedete, mi sono messa un bel cappellino perché in questo momento vado a vedere come raggruppare insieme le mie 8 mete per le vacanze e fare un bellissimo itinerario. Ma saranno disposizioni, combinazioni, permutazioni? Bah, non lo so, lascio a voi la riflessione e se volete aiutarmi ditemi il suggerimento. Ciao a tutti e alla prossima puntata!